Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Quest'anno ricordiamo per il terzo anno consecutivo la figura di Federico Caffè, che è un grande economista pescarese. Il terzo anno consecutivo l'abbiamo fatto già nel 2011 con il professor Pierluigi Ciocca, vice direttore della Banca d'Italia. L'abbiamo fatto l'anno scorso con Stefano Fassina, responsabile economico del PD. Lo avremmo voluto fare oggi con Giovanni Legnini e con Vannino Chiti, ma quando abbiamo organizzato questo incontro non potevamo sapere che oggi era il giorno forse nevralgico per l'elezione del Presidente della Repubblica. Tra l'altro, diciamo, è saltata la prima chiama ieri, quindi insomma, si sta votando, lo sapete, e tutti noi in questo momento abbiamo il corpo qui, ma un orecchio e più di un orecchio anche a quello che succede nello scrutinio a Roma. Quando si parla di Federico Caffè si può scegliere tra diversi profili con cui affrontare questo personaggio importante di Pescara. Federico Caffè come uomo di cultura, per il suo pensiero economico che è estremamente attuale. Federico Caffè come insegnante, metalmeccanico dell'università, come amava definirsi, riscoprendo anche l'importante funzione degli insegnanti oggi e della scuola, che purtroppo non è tenuta in debita considerazione. Potremmo analizzare Federico Caffè per l'utopia di Federico Caffè oppure per il suo riformismo radicale, o potremmo farlo per il momento della scomparsa che è rimasta tuttora misteriosa. L'incontro di oggi però lo facciamo su Federico Caffè come consigliere del cittadino e non del principe, come veniva definito, perché ci permette di guardare a tanti aspetti molto attuali nel panorama economico e sociale italiano, agli aspetti del precariato, agli aspetti della disoccupazione, agli aspetti dell'ingiustizia sociale, che sono aspetti che venivano trattati nella lezione di Federico Caffè e che riguardano e coinvolgono, ahimè, soprattutto le giovani generazioni. La Repubblica l'anno scorso, al 25ennale della scomparsa di Federico Caffè, dedicava due pagine di giornale a questo personaggio. Intitolava l'articolo Cold Case, caso irrisolto, come i telefilm americani che vanno molto di moda in questi giorni. Però quello che mi colpiva in particolare di quell'articolo che conservo è il riferimento ai ragazzi che cercarono Caffè. Molti ragazzi dell'università, suoi allievi, persone che lo conoscevano, cercarono Caffè per Roma. Ecco, io penso che mi piace pensare che ci siano dei ragazzi che ancora oggi cercano Federico Caffè, cercano di scoprire il suo pensiero, cercano di ricordare l'attualità del suo pensiero, cercare di mettere in pratica anche il suo insegnamento. Ieri, quando mi preparavo un po' a dirvi qualcosa su questo personaggio, sapendo che probabilmente non avrebbero partecipato i nostri deputati, ho detto, affrontiamo anche qualche aspetto che riguarda la vita di Federico Caffè. L'altra volta ci siamo concentrati soprattutto sull'aspetto economico. Federico Caffè nacque il 6 gennaio del 1915 a Pescara, scherzava sulla sua data di nascita. Ci scherzava, diceva che l'aveva portato da Befana in una calza piccola, perché lui era una persona molto bassa di statura, forse non arrivava neanche al 1,50 m, eppure la sua statura non rappresentò mai un problema per Federico Caffè, anzi ci scherzava. Quando gli chiedevano se voleva un caffè, lui diceva corto magari, ristretto, era una persona anche ironica. E questa statura paradossalmente gli permise anche di essere un osservatore privilegiato, perché Federico Caffè nei suoi spostamenti da casa, da Montemario, dove abitava, fino alla zona termica, dove era l'università La Sapienza, in cui insegnava, si spostava in autobus e rifiutava i passaggi di quelli che volevano dargli un passaggio per la macchina. Lui amava prendere il suo filo il 47, perché era un osservatorio particolare, perché la sua bassa statura spesso gli permetteva anche di non essere visto dietro i sedili, ma nello stesso tempo
di osservare la gente che frequentava quest'autobus. Bruno Amoroso, in un suo bel libro, Le riflessioni della stanza rossa, che ho letto in questi giorni, ricorda come Federico Caffè fosse un osservatore attento di quelle migliaia di persone che poi non vengono spesso considerate. E quindi fu un osservatore privilegiato, preferì una politica che lui chiamava la politica del piede di casa, cioè una politica molto, molto concreta. Una serie di coincidenze caratterizzò anche il profilo della sua formazione. Voi dovete sapere che Caffè amava molto la cultura, amava suonare, amava il violino, ma a Pescara nel 1930 arriva il liceo. Quindi Caffè si iscrive al Tito Acerbo a Pescara. E si iscrive al Tito Acerbo perché c'è un preciso indirizzo del padre di Federico, ferroviere di Pescara, che aveva però ereditato una serie di guai finanziari, non era una diciamo, famiglia molto florida. E quindi pensava di trovare subito un reddito, uno sbocco a questo suo figlio, e lo segna al Tito Acerbo. Oggi io sono contento di avere Anna Teresa Rocchi, che è la dirigente scolastica del Tito Acerbo, e anche Silvio Profico, che era con noi l'anno scorso, tra l'altro, a ricordare l'economista, perché ogni anno loro sono promotori di iniziative per il ricordo di questo illustre personaggio. Quindi Caffè diventa un economista suo malgrado, e questa è una coincidenza, ce ne sono tante nella vita di Caffè di coincidenze. Però al Tito Acerbo in quell'anno incontra anche un preside, un professore, Fazzini, preside fiorentino, che piace dedicare, diciamo, stimolare gli alunni anche verso la musica, per esempio in Aula Magna, con l'organizzazione di concerti. E quindi anche Federico Caffè ritrova un po' la sua natura. Al momento della maturità, un commissario esterno che viene a esaminare Federico Caffè lo trova particolarmente preparato, particolarmente maturo, e gli chiede: quale università hai scelto? Federico Caffè gli disse: purtroppo devo andare a lavorare perché non mi posso permettere di andare all'università. Una seconda coincidenza volle che quell'esaminatore esterno si reca il giorno stesso alla stazione di Pescara per incontrare il padre di Federico Caffè e per chiedergli fortemente che facesse continuare gli studi a questo suo figlio. Fu la mamma però che permise a Federico Caffè di studiare, perché mise in vendita un terreno che aveva ereditato, un terreno che aveva ereditato e che permise a Federico di andare a Roma a studiare, ma soprattutto Federico promise che, come avrebbe guadagnato un po' di soldi, avrebbe riacquistato quel terreno. Fu una persona di parola, così fece. Fu consigliere del ministro per la ricostruzione, un ruolo molto importante anche oggi nel panorama abruzzese, che allora era il ministro Guini, il governo Parri. Capo di gabinetto, mi dice sì. Fu consulente dell'ex presidente Ciampi in Banca d'Italia. Allora Ciampi era il governatore della Banca d'Italia prima di diventare presidente della Repubblica, e poi William magari ci leggerà una lettera, una bella lettera che Ciampi scrisse per Federico. Insegnò in varie università d'Italia, Bologna, Messina, Roma. 1200 alunni si laurearono con lui. Lui si definiva metalmeccanico dell'università per questo ruolo, per come lo interpretava. Rimaneva nell'università fino a tarda notte, aveva un rapporto particolare con gli studenti, un ruolo particolare nell'interpretare anche questo ruolo di funzionario pubblico, di dipendente pubblico. Purtroppo oggi si parla in maniera sgarbata anche dei dipendenti pubblici, generalizzando un po' troppo. Beh, Federico Caffè scomparve nella notte tra il 14 e il 15 aprile. 4 giorni fa abbiamo festeggiato, se così si può dire, abbiamo ricordato i 26 anni dalla scomparsa di Federico Caffè. E lo fa uscendo di casa una sera, lasciando nella casa soltanto il fratello Alfonso, lasciando sul comodino il suo portafoglio, i suoi oggetti personali, le sue chiavi, il suo libretto per gli assegni, i suoi occhiali. Federico Caffè lascia i suoi occhiali, quasi un modo per dire:
mi distacco, non voglio più vedere un mondo di cui pure era stato un autorevole commentatore, dalle pagine del Messaggero, del Mondo, soprattutto del Manifesto. Quegli occhiali che avevano reso questo economista troppo oggettivo e per questo anche antipatico ai più. Lui faceva parte dei cosiddetti economisti innominabili, insieme a Paolo Silo Scapini e a Graziani, quelli scomodi. Caffè scomparve in un clamore silenzioso, molto diverso da un altro suicidio eccellente che c'era stato 4 giorni prima, quello di Primo Levi, che si era suicidato nella tromba delle scale. Anzi, Caffè ebbe la possibilità di dire qualcosa anche rispetto a quell'atto e disse: che gran brutta maniera di uccidersi, che spettacolo straziante farsi trovare così dai parenti. Un indizio che forse farebbe sospettare di una scelta di un suicidio, anche se in maniera molto molto meno clamorosa, meno pubblica. Varie ipotesi tra l'altro accompagnarono la scomparsa di Federico Caffè. In questo libro di Amoroso c'è una bellissima lettera di 7 anni prima della scomparsa, del 1980, che scrive ad Amoroso. Qui gli dice: mi fanno sentire un monumento, mi piacerebbe sentirmi vivo, perché Federico Caffè aveva terminato la possibilità di insegnare, aveva raggiunto il limite massimo di insegnamento e anziché godersi questa pensione si sentiva un po' come se fosse in esilio. Tra l'altro lui aveva letto in particolare la vita di Tolstoi, l'apprezzava in maniera particolare, anche l'allontanamento alla ricerca della solitudine portandosi soltanto il suo dramma interno, e in più occasioni, anche nelle lezioni tenute con Amoroso in Danimarca, lui aveva avuto modo di lodare le abitudini degli eschimesi, quelle degli indiani d'America, che a tarda età, a 70 anni, si allontanano dalle proprie tribù per andare a morire lontano. Molti hanno accomunato anche la scomparsa di Federico Caffè a quello di Ettore Majorana, altro grande fisico che nel 1938 prese il traghetto da Napoli e non arrivò mai a Palermo. Si dice che si sia rifugiato in un convento. Beh, di questa storia ne tratta Sciascia, e Caffè era un grande ammiratore di Sciascia. Un'altra coincidenza forse è che al momento, insomma, di fare visita alla casa di Caffè dopo la sua scomparsa, tra i libri a sua disposizione quello che mancava era proprio questo libro di Sciascia. Il tutto naturalmente merita un profondo rispetto. Quello che Caffè invece non merita è di non essere ricordato per quello che fu in vita, per come affrontò le sue lezioni. Caffè addirittura rilascia una bellissima intervista a una giornalista che si chiama Nadia Tarantini, in cui descrive anche il suo rapporto di affetto verso la sua città, dove forse non tornava molto spesso, ma comunque un grande rapporto d'affetto verso Pescara. E alla domanda se Pescara avesse dimenticato questo suo figlio, Caffè risponde: sì, Pescara ha dimenticato questo suo figlio. Pensi, ho donato i miei libri all'Università d'Annunzio e non ne ha avuto neanche il riscontro. Poi aggiungeva anche: avranno le mie ossa, ma in un atto di dispetto, se possiamo ironizzare un po', la scomparsa effettivamente ci privò anche delle ossa. Che cosa resta quindi della sua eredità intellettuale? Restano moltissimi temi, molto attuali, di grande attualità. Caffè non poteva condividere la filosofia della Milano da bere, della ricchezza a tutti i costi, del gioco in borsa fine a se stesso. Noi cittadini pescaresi che abbiamo dimenticato questo grande concittadino, non l'abbiamo tenuto con particolare attenzione quando era in vita, non lo possiamo assolutamente dimenticare dopo la sua morte. Sono convinto che se tutti noi sapremo interpretare la sua lezione semplice, concreta, molto attuale, come abbiamo detto, quel gesto tra il 14 e il 15 aprile di 26 anni fa non viene più individuato come un'uscita di scena, ma come un'uscita di casa. Caffè non è uscito di scena, e non è uscito di scena perché 1200 alunni si laurearono con lui. Preferiva laureare ragazzi seguiti nella tesi anziché scrivere testi. E Silvio Profico, che oggi è qui, che è stato un allievo di Federico Caffè, ma c'è anche Marina, che è stata seguita da lui, sono delle testimonianze vive, viventi di questo personaggio.
Ma Caffè non è uscito di scena non solo per questo, anche per il suo pensiero, un pensiero lungo, se possiamo utilizzare un termine molto accostato a Berlinguer. Un pensiero lungo che lo ha reso antipatico, come antipatico a qualsiasi persona autonoma. Diceva Federico Caffè, l'autonomia è una cosa che si paga. A dir poco fenomenale, per esempio, è stata la definizione del riformista in un articolo bellissimo sul Manifesto del 1982. Non so se voi seguite, ma ce lo vorrà leggere, se avrete tempo. Caffè era un riformista radicale, di stampo keynesiano, di formazione keynesiana. Fece sempre una coerente opposizione alla politica liberista e monetarista thatcheriana che nei primi degli anni 90 dominava, diciamo, nella società. Fu un sostenitore della centralità dello Stato sociale. Riteneva che l'economia ha il dovere di risolvere le condizioni di vita dei più deboli, favorendo l'assottigliamento delle disuguaglianze. Caffè auspicava anzi l'intervento dello Stato nell'economia, se questo fosse servito a garantire la piena occupazione. Citava un racconto che mi ha colpito in maniera particolare, un racconto indiano di una ragazza che saliva su una montagna molto ripida, scoscesa, e aveva tra le braccia un bambino che copriva con lo scialle. Incontra in capo a questa montagna un fotografo, e il fotografo portava solo la macchina fotografica ed era molto affaticato, e gli chiede a questa ragazza, le chiede: ma non ti pesa? Questa ragazza con stupore sorride al fotografo e gli dice: no, è mio fratello. La solidarietà nasce lì. Non c'è peso quando si tratta degli affetti, e la solidarietà termina quando si comincia a pesare e a contare. Caffè era un liberale, ma scriveva sul Manifesto probabilmente perché il direttore del Manifesto non gli poteva dire cosa scrivere, non lo poteva riprendere per quello che scriveva, anche sul Messaggero e sul Mondo, ma soprattutto sul Manifesto, cioè articoli più importanti, e forse perché non lo poteva pagare, cioè le condizioni ideali per un uomo libero. Era contro la dottrina che affida alla cosiddetta mano invisibile del governo del mondo. Aveva coniato subito una definizione per la borsa, molto attuale oggi: un gioco spregiudicato che opera sistematicamente a danno di categorie innumerevoli e sprovvedute di risparmiatori. Caffè poi parlava del ruolo degli economisti e diceva, per riprendere il titolo dell'incontro di oggi, che ci sono due categorie di economisti. Gli economisti, consiglieri del principe, consiglieri del politico, che hanno il compito di razionalizzare scelte politiche fatte a priori dalla politica. E dall'altra invece ci sono quegli economisti che sono consiglieri del cittadino, che da posizioni accademiche e con impegno civile invece cercano di orientare il dibattito pubblico a favore dei cittadini. Sono quegli scomodi, quelli come lui. Le parole che riecheggiano nella lezione di Caffè sono emarginazione, povertà, sociale, occupazione e piena occupazione. L'uomo al centro della sua visione, l'uomo come valore in sé, la diffidenza verso il libero mercato che si autoregola, lo Stato sociale come conquista irrinunciabile, il mercato che deve essere subordinato alle istituzioni della società civile, perché non ha virtù taumaturgiche e genera ingiustizie sociali. Parole chiare, semplici, concrete, parole che spesso non riecheggiano nei programmi dei partiti politici, purtroppo. Noi, in vari incontri, trattando di vari argomenti, abbiamo avuto modo di ricordare un bel libro del Novecento, Ignazio Silone, Fontamara. Abbiamo ricordato questo libro soprattutto per la figura dei Cafoni di Fontamara, però io ho avuto l'opportunità di rileggerlo qualche giorno fa e c'è un'altra figura che mi ha particolarmente colpito, forse perché è un avvocato come me, un
figura di Don Circostanza. Voi potete immaginare tutti che il nome di questa persona deriva dal fatto che era molto volubile, no? Cambiava opinione a seconda delle persone con cui parlava, a seconda delle varie circostanze. Beh, alla fine anche il Caponi di Fontamara seppero comprendere Don Circostanza. Quindi la politica deve trarre da questo assolutamente un mondo. È indispensabile cambiare registro e per noi Federico Caffè è un modello per farlo. Grazie. Mi sono dilungato, ho preso un po' di spazio. Adesso io invece vorrei dare la parola alla dottoressa Anna Teresa Rocchi, che è la dirigente scolastica dell'Istituto di Placerbo, che ci può dire quello che fa il Placerbo ogni anno, anche in ricordo di Federico Caffè. Sì, buonasera. Io ringrazio Antonio di avermi invitato. Ho ricevuto la sua mail, che era un semplice invito a partecipare a questo convegno e ciò mi ha fatto molto piacere. Poi ci siamo sentiti e mi ha detto: se vuoi dire due parole ci farà piacere. Io le dico volentieri, perché la figura di Federico Caffè mi dà modo di fare alcune riflessioni sia sull'importanza che ha la scuola nella formazione dell'individuo ed anche dell'importanza che ha un docente nella formazione dei suoi allievi. Quindi partirò con ricordare l'onore che fa la nostra scuola l'aver avuto come allievo Federico Caffè dal 1924 fino al 1932, quindi quando conseguì il diploma in ragioneria. Quindi l'Istituto del Tito Acerbo è nato nel 1923, quindi Caffè fece parte di questi primi alunni che vedevano, che potevano nella città di Pescara, allora Castellammare, frequentare l'Istituto Superiore, perché per quanto possiamo sapere, precedentemente i ragazzi anche della provincia di Pescara, se volevano continuare i loro studi, dovevano andare per esempio al Convitto Nazionale di Chieti. Nel 23 viene istituito questo istituto tecnico a indirizzo economico, e che accolse tanti figli di ferrovieri, per esempio, tanti ragazzi che vivendo a Pescara, noi adesso stiamo preparando la festa per i 90 anni e stiamo riesaminando tutti i vecchi registri e abbiamo visto proprio la provenienza di questi ragazzi che desideravano continuare gli studi dopo la quinta elementare, perché allora non esisteva la scuola media. Quindi Federico Caffè abbiamo ritrovato nei nostri registri, che potrete poi vedere la prima settimana di ottobre, perché li esporremo in una mostra documentaria. Superò l'esame di ammissione dopo la quinta elementare e si iscrisse a quello che si chiamava allora il corso inferiore. Quindi frequentò per 4 anni il corso inferiore, corrispondente più o meno, diciamo, alla nostra media attuale, la prima superiore, e poi frequentò il corso superiore, conseguendo brillantemente questo diploma di ragioniere e pensando appunto di inserirsi in quel tessuto sociale economico che allora stava facendo di Castellammare, che poi sarebbe diventata Pescara, una città in espansione. E per continuare a studiare si trasferì a Roma. Noi adesso, ecco, io volevo sottolineare che è una gioia per un dirigente di una scuola poter ricordare un alunno che ha lasciato così un'impronta così importante, direi, nella nostra società. Io devo dire la verità, non lo conoscevo prima di diventare preside di questa scuola, perché ho fatto un altro tipo di studi, però nel momento in cui, grazie anche a Silvio Profico e all'associazione di ex alunni che lo hanno ricordato anche prima che io arrivassi, ho avuto modo di apprezzare veramente la personalità di questo che secondo me è stato un
vero intellettuale, no? Un intellettuale un po' diverso da quello che noi siamo abituati, no? A considerare. Non è stato un intellettuale che abbia studiato i pensieri astratti, non so, della letteratura, ma è stato un intellettuale concreto che ha applicato quindi il suo sapere, il suo approfondimento a degli argomenti che sono il nutrimento di quella che è diciamo, l'economia, quindi del motore un po' della società, ma vista da un punto di vista umano, con una grossa umanità. A me hanno colpito delle frasi di Federico Caffè, quando per esempio lui che così in maniera così precisa e approfondita ha studiato i meccanismi dell'economia, affermò: sciaguratamente al posto degli uomini abbiamo sostituito numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo dei riequilibri contabili. Sembra una frase scritta proprio oggi di fronte a questa crisi che stiamo vivendo. Così pure lui scriveva: nessun male sociale può superare la frustrazione, la disgregazione che arreca la disoccupazione alle collettività umane. Pensate che attualità in queste parole, all'interno di una scuola superiore che prepara i suoi allievi a entrare nel mondo del lavoro, noi passiamo proprio come istituto tecnico l'insegnamento su dei meccanismi anche di tirocinio lavorativo, di alternanza scuola-lavoro, nella consapevolezza purtroppo che i nostri alunni non troveranno probabilmente quell'impiego per cui li prepariamo. Ed è veramente faticoso ogni giorno mostrare loro l'ottimismo, cercare di invogliarli a studiare, sapendo che forse poi il loro studio non avrà quel riconoscimento di lavoro che è necessario. Quindi noi nell'Istituto Acerbo abbiamo quasi tutto, direi, di questo nostro ex alunno. La nostra aula magna vi è intitolata. Ogni anno, grazie anche all'Associazione Amici dell'Acerbo, di cui fanno parte personaggi illustri nella nostra città, come anche Silvio, cerchiamo di organizzare un convegno, una conferenza, qualcosa che lo ricordi. In particolare io volevo ricordare che nel 2008 è stato ospite dell'Acerbo l'allora presidente della Camera Bettinotti, non tanto quale personaggio politico, ma quale cultore proprio del tipo di teoria economica che Caffè aveva diffuso e che lui aveva conosciuto nella scuola di alta formazione della CGIL. Poi abbiamo istituito nel 2010 un concorso nazionale intitolato Tra localismo e globalizzazione, l'attualità del pensiero di Caffè, che ci è stato riconosciuto dal Ministero come tra diciamo, le manifestazioni, concorsi proprio per valorizzare le eccellenze. Quindi c'è stato questo riconoscimento, abbiamo premiato dei ragazzi provenienti da tutta Italia e anche dei nostri alunni che hanno voluto approfondire il pensiero di Caffè. Quello che ci ha colpito allora è che non sono stati vincitori solo alunni di istituti tecnici economici, ma abbiamo avuto per esempio alunni del liceo scientifico che avevano conosciuto casualmente il pensiero di Caffè e lo avevano approfondito. Anche quest'anno, come vi dicevo, noi festeggeremo i 90 anni dell'Istituto Acerbo, che sarà un evento, spero, per tutta la città e vi aspettiamo tutti, perché l'associazione si chiamava Ex Alunni, da alcuni anni è una onlus e si chiama Amici dell'Acerbo, perché non fosse altro per questo splendido edificio, no, al centro della nostra città, che tutti ricordano, almeno quelli di una certa età, con la scalinata, e l'Acerbo è un'istituzione. Quindi quest'anno, dicevo, a settembre, prevediamo anche un convegno in cui ricorderemo questo nostro grandissimo alunno e io dico anche questo grandissimo professore,
perché io prima di essere preside sono una professoressa e so quanto è importante questa professione, quanto ti dà. Io infatti tutte le volte che sento raccontare la scomparsa di Caffè un pochino mi sento stringere il cuore, perché io capisco cosa avrà provato il giorno che lui, che aveva solo la scuola, non aveva, aveva una bella famiglia, la sorella, i nipoti, però non pensare di non entrare più in questa università, di non incontrare più i suoi allievi, credo che per lui sia stata proprio la spinta finale ad andarsene, così come ha voluto fare silenziosamente. E concluderei quindi questo mio breve intervento con un grande ricordo, veramente un ringraziamento a chi organizza ogni anno questo, perché è vero che Pescara spesso per i suoi figli più illustri non è stata riconoscente, però le cose possono cambiare. E volevo chiudere appunto con una frase sempre di Caffè, in cui mi riconosco pienamente e credo che anche voi possiate riconoscervi. L'intellettuale non può e non deve avere certezze, la sua funzione è un'altra, è quella di seminare dubbi, di sollevare domande, di stimolare l'immaginazione politica di chi deve decidere. Questo dovrebbero essere quelli che ritengono di poter dare qualcosa alla società da intellettuali, di questo mi auguro che riusciremo a dare in questo momento così difficile. Grazie. Prima di dare la parola a William Giola, che è un regista pescarese che tutti quanti conoscete, che ha messo in scena anche per l'amministrazione del centro-sinistra Gli occhiali del professor Caffè, una pièce teatrale di cui ci parlerà e ci farà altre letture, io volevo ringraziare della presenza, sicuramente dimenticherò qualcuno, ma in particolare Silvio Paolucci, segretario regionale del Partito Democratico, alcuni sindaci che vedo in sala, il segretario dell'Unione Comunale del Partito Democratico Stefano Casciano, il segretario del Circolo dei Colli, che non c'è via, il Circolo dei Colli nostro è intitolato Federico Caffè, non a caso, nato di Matteo e altri, e altri mi perdoneranno se non li ho visti. William. Buonasera. Allora, io ho accolto, potete immaginare, con entusiasmo l'invito di Antonio, perché come lui vi ha accennato, noi nel 2004, quindi oramai qualche annetto fa, pensammo di mettere in scena, quindi il teatro, portare il teatro, quindi farlo rivivere sul palcoscenico Federico Caffè, diciamo in carne e ossa in un certo senso, no? Ma soprattutto perché a me, come regista e l'autore, quindi approfitto anche in questo momento per mandare un pensiero a Mario Moretti, che ha avuto anche trascorsi pescaresi, perché la sua famiglia originaria è stata a Pescara, le figlie sono andate a Pescara, lui ha insegnato, credo che abbia studiato anche da Cento, e per poi passare alla Sorbona di Parigi e quanto altro. È stato un grande autore di teatro italiano, morto soltanto qualche mese fa, purtroppo. Quindi io e Mario pensavamo che, oltre alla fiction televisiva che c'era stata in quel periodo, stiamo parlando 2003-2004, la fiction televisiva, che devo dire onestamente fu un ottimo lavoro sotto tutti i punti di vista, e che prendeva lo spunto da questo bellissimo libro di Ermanno Rea, L'ultima lezione, era anche il titolo del film, no? E però noi pensavamo che il teatro, grazie alla sua capacità di sintesi, l'atmosfera che si vive all'interno di una sala di teatro, no? meno plastificata, meno mediata, potesse raggiungere di più l'obiettivo di far conoscere meglio la personalità, soprattutto il pensiero, non soltanto come studioso, come professore, ma soprattutto come pensiero umano, no? Umanissimo di Federico Caffè.
Io non lo conoscevo, molto superficialmente, ma approcciandolo, studiandolo, rivistandolo, grazie anche al materiale che ci mise a disposizione Silvestro Profilo, ma soprattutto ai suoi ex allievi che incontravo a Roma in diverse circostanze, qualcuno li citerò, soprattutto Mario Tiberi, che ancora credo insegna, se non è andato in pensione, a Sapienza di Roma, alla facoltà di economia politica, che con uno slancio, devo dire, commovente quasi, ci riversarono sul tavolo tonnellate di materiale, che insomma si potevano fare dei libri e delle cose per anni probabilmente. Ma Mario Moretti è riuscito, da quel drammaturgo raffinato, sensibile e colto soprattutto, a diciamo sintetizzare, a individuare appunto in un testo teatrale che durava un'ora e mezza, un'ora e quaranta, la personalità, la natura e anche la pescaresità, perché no, di Federico Caffè. Perché io voglio aggiungere, caro Antonio, che ad esempio la famosa tavola che lui aveva, no? A Roma era di Pescara e parlava in dialetto pescarese a casa di Caffè. Lui, quando rispondeva al telefono, andava a quel paese, illustri docenti, illustri professori o quanto altro, se osavano disturbare magari il riposo o lo studio di Vinicio, come la chiamavano, come lo veniva chiamato Caffè, in famiglia, diciamo, in casa, no? E quindi questa data terribile, ma simpaticissima, e noi l'abbiamo anche fatta rivivere in scena, fra le altre cose, quindi parlava proprio in un dialetto stretto, pescarese. Quindi diciamo che l'operazione che noi abbiamo fatto, grazie anche all'amministrazione comunale di allora, l'abbiamo fatto per gli studenti delle scuole, abbiamo fatto le prove presso l'Istituto Cervo, con la preside che c'era prima, e devo dire che gli studenti si appassionarono moltissimo perché venivano alle prove, ad assistere alle prove, e quindi erano coinvolti in un certo senso, erano curiosi di conoscere questo loro cittadino così minuto, così piccolo, ma così grande, no? In un certo senso. E quello fu una bella soddisfazione, insomma, per noi che lavoravamo lì e lo portavamo in scena. Devo dire che nella fiction televisiva Roberto Erlitzka ha dato una prova di un grosso impegno artistico nel disegnare la figura di Federico Caffè. Ma voglio anche annotare che invece l'attore che interpretò Federico Caffè in teatro, Virginio Gazzolo, che è una famiglia storica del teatro italiano, fratello di Nanno Gazzolo, eccetera, eccetera, fu altrettanto bravo e altrettanto puntuale, perché dovette imparare una parte di memoria mostruosa, perché era sempre in scena, e quindi capite che non era una cosa semplice. Poi affrontare Caffè davanti ai suoi allievi, da quelli che l'hanno conosciuto, come Profilo, come Mario Tiberi, come altri, insomma, non era una cosa semplice. E una delle più belle soddisfazioni che noi avemmo in quel periodo, poi dirò quale fu la delusione, purtroppo, perché c'è non cosa della vita, ma c'è l'andato positivo e l'andato negativo, fu questa bellissima lettera, telegramma, nota che ci inviò l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Anselmo Ciampi, che noi invitammo a venire ad assistere alla pièce teatrale a Pescara, ma lui aveva degli impegni istituzionali, dice, se venite a Roma a farlo, io sono sicuramente dei vostri, verrò sicuramente ad assistere allo spettacolo. E Ciampi ci scrisse questa bellissima nota, che io lessi poi al pubblico, era appunto il 19/5/2004, dal Palazzo del Quirinale, Roma. E con particolare piacere che accolgo l'invito di ricordare la figura di Federico Caffè, in occasione della rappresentazione teatrale a lui dedicata, che si tiene in questi giorni a Pescara, sua città natale. Giovanissimo funzionario del Servizio Studi della Banca d'Italia, Caffè continuò a fornire, anche dopo le sue dimissioni, per seguire la carriera universitaria, il prezioso contributo quale consulente del governatore, incarico che mantenne fino al 1969. Inoltre, dalla data della sua istituzione nel 1965 e sino al 1975, diresse l'ente Luigi Einaudi per gli studi monetari, bancari e finanziari.
Per molti economisti italiani Federico Caffè è stato come un fratello maggiore e per molti altri ha costituito un punto di riferimento per la sua universalmente riconosciuta dottrina economica. Il suo insegnamento, i valori da lui professati, la dignità di ogni suo comportamento lo fecero particolarmente amare dai propri studenti, a cui egli si sentiva particolarmente vicino. Per Federico Caffè l'insegnamento dell'economia ai giovani era anche e soprattutto un insegnamento di vita. Le circostanze della sua scomparsa dalla notte fra il 14 e il 15 aprile 1987 restano avvolte di mistero, ma ci dono sola la certezza che il suo pensiero e il suo stile esemplare resteranno indimenticabili. Carlo Azeglio Ciampi. Io adesso voglio leggervi velocemente, poi quando andremo nel corso dello svolgimento dei lavori, se possiamo fare qualche altro passaggio, per farvi capire il rapporto che lui aveva con i colleghi, con gli amici, con gli studenti, soprattutto con i ragazzi, con i giovani, perché le sue lezioni alla facoltà erano le più affollate. 200-300 ragazzi che si rubavano il posto, in qualche modo, voi sapete, no, che entrare nelle aule universitarie qualche volta non si entra, si rimane fuori, non si sente più niente. Quindi c'era un affollamento incredibile perché aveva questo magnetismo, questa capacità di captare l'attenzione dei ragazzi. E questa particolare del 29 marzo 85, quando lui commemora purtroppo la morte di Ezio Tarantelli, altro giovane allora studioso di economia, professore docente universitario, che fu ucciso dalle Brigate Rosse all'interno dell'università. E fu una seduta storica e, come andava a definire il suo pollaio, che chiamava il suo gruppo di lavoro, no? Il pollaio, c'era questo suo. Quindi erano presenti Franco Franciosi, Micarelli, Maurizio Franzini, gli amici Mario Tiberi, Carlo Rubini, la signora mitica Piera Firmani, che era la custode della facoltà, Nicola Cocella, che poi prese il suo posto, e soprattutto i ragazzi che erano presenti, gli studenti che erano presenti a quella commemorazione. E Caffè dice questo, noi abbiamo. Mario Valenti ha scritto questa cosa, ma ripeto, fedelmente, prendendo le note dei racconti, degli scritti, delle relazioni che ci sono stati in quei momenti. Amici, io vengo qui per lodare Ezio Tarantelli, non per seppellirlo. Ezio era il contrario di me, e non solo per motivi anagrafici, anche se i 30 anni che correvano tra noi vogliono ben dire qualcosa. Ezio era esuberante, portato al gruppo, io sono corso, schivo, dedito solo al lavoro. Al lavoro individuale. Ezio credeva nelle risorse della tecnologia, io sono ancora fermo all'utilità del ragionamento. Lui ha sempre avuto fiducia in sé ed ha corteggiato la probabilità, io amo coltivare il dubbio. Ezio non temeva l'azzardo e sapeva che quel lavoro per la CISL, che amava moltissimo, rimetteva in discussione il suo ruolo di economista potente. Sapeva che ogni passo del suo cammino poteva diventare il pappagallo del regime politico in cui viviamo, come ha scritto Keynes. Ma è stato, con tutta la sua intelligenza e con tutta la sua passione, sempre da parte di chi lavora. Nessuno potrà mai metterlo in dubbio. Ezio è morto non per il suo attivismo prospettivo, ma per l'azionismo deviato delle Brigate Rosse. Io non credo e non crederò mai alle idee rosse di sangue, perché le idee non possono essere battute da una raffica di mitra. Non si può uccidere vigliaccamente a sangue freddo un uomo, il cui unico torto è quello di proporre un rimedio contro la disoccupazione eternamente minacciata dal flagello inflazionista. Sono cosciente di correre il rischio di fare di Ezio Tarantelli un santino, ma mi espongo volentieri a queste eventualità, perché ci sono dei momenti in cui un uomo deve sapere decidere.
Io non sono di quelli che vivono né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Io sono contro le Brigate Rosse in qualsiasi forma si siano ricostruite. Sono in piena autonomia critica per lo Stato, anche quando lo Stato si mostra, passatemi l'espressione, con le toppe sul sedere. Perciò consideratemi come un guardiano della tomba di Ezio Tarantelli. È rivolto a Mario Di Bene. Un giorno, parlando con il mio amico Mario Di Bene, gli chiesi: e se fosse davvero possibile però descrivere Alfred Marshall, cioè che approfondire lo studio dell'economia non sia altro che sperare nella graduale eliminazione della povertà e dell'ignoranza, ricordi Mario, anche Ezio ne era convinto. E qui partì un applauso. Grazie. Teatrale. Io lascerei adesso la parola a Silvio Profumo, che come ho detto prima è stato anche allievo di Federico Caffè, è stato il principale promotore del ricordo di questo economista a Pescara. Male perché è impegnativo. Vado un po' subito anche alla provocazione tra virgolette. In questi anni c'è stata a Pescara una ubriacatura di D'Annunzio e si è sentito poco caffè, abbiamo bevuto troppo poco caffè. E abbiamo già da questi interventi visto il grande bisogno che c'è oggi di caffè, di luce. Abbiamo visto quale grande miniera è il caffè, è una miniera di valore, il caffè è un maestro di economia e di vita. Il caffè va studiato, riflettuto, conosciuto, amato, ringraziato. Il caffè è una lezione che continua. Non possiamo accontentarci, non dobbiamo accontentarci proprio di una memoria così, di routine, povera, magari strumentale, superficiale, occasionale. Grazie a Passione e agli altri che hanno organizzato questo incontro, ma io vorrei che questo incontro sia anche un'occasione per un esame di coscienza come città rispetto al nostro dovere e piacere verso il nostro grande maestro. Credo che il caffè vada messo nel pantheon della sinistra, ma in alto, profondo. Il segretario Paolucci è importantissimo in questa necessità di risorgere, di rialzare la testa della politica con la P maiuscola. C'è bisogno di maestri, di figure di riferimento e il caffè ci può aiutare molto. E ora che facciamo finalmente una rete cittadina all'altezza di questo tema, che continui in modo costante la memoria e l'approfondimento. L'università, dopo tanta fatica, è riuscita a intestare l'Aula Magna a Federico Caffè, però con tutta pure la amicizia, pure stimolata, eccetera, in università non c'è stato ancora un solo corso sul pensiero di Caffè. Quindi gli universitari di Pescara non lo conoscono. La Fondazione Pescara Abruzzo, il presidente Mattoscio, è venuto qui noi nel 97, 10 anni della scomparsa, facevamo un bel incontro, eccetera, si impegnò e fece, premiando, la Fondazione ha dato 5 borse di studio. Dopo qualche anno sono finite le borse di studio che venivano date a chi faceva una tesi sui temi cari al caffè. E la Fondazione va scossa, non è possibile questo abbandono di caffè da parte della Fondazione. Grazie a Dio c'è la CEPO, la preside Benemerita, che si è innamorata di caffè, e poi chi si innamora di caffè, non avendolo conosciuto ancora più negli amori belli, pure la Sioli, c'è Giacomo D'Angelo in città, è innamorato, Guida, ma poi lo ha vissuto proprio da vicino, eccetera. Ecco, questo per dire che è ora che tessiamo questa rete cittadina di memoria per caffè e magari una fondazione ad hoc che ci serva per
lavorare soprattutto sui giovani, perché Raffè non può che vivere nel mondo giovanile, università, scuole superiori e cultura in genere per tutti quanti. Dobbiamo farlo, non possiamo limitarci a queste pur belle e pregevoli iniziative come quella di oggi, perché il caffè è una cosa grossa, è una miniera, va approfondito. Antonio mi ha detto di approfondire anche qualche aspetto personale, eccetera, ma è una miniera e basta. E William accennava alla tata. La tata Giulia, la sorella di Caffè, mi disse una bella frase della tata Giulia, la quale diciamo, aveva la sua profondità di cultura di donna. Definiva Caffè in dialetto, non so chi conosce questo termine e significato, l'utilucci pirulina, che vede la erba crescere, che si accorge dell'erba che cresce, quindi per dire che aveva una lungimiranza, una profondità straordinaria. A livello personale ci sarebbe da dire veramente mille cose. Il Caffè poi a Roma, oltre ad andare in autobus, mandava, stava lì con le orecchie a sentire i discorsi della gente, perché voleva capire che aria tirava, la gente come recepiva i problemi, quali i problemi viveva. Caffè la domenica pomeriggio andava in giro dei quartieri periferici di Roma per vedere che succedeva, che aria tirava, i grandi palazzoni, i grandi quartieri di periferia, eccetera. Quindi aveva questa curiosità culturale di un uomo di cultura accademica che però vuole stare con i piedi per terra, qui ed ora, nella sua terra. Io ho di Caffè una lettera del mio fisso del 3 giugno 85, che è quasi una lettera a testamento. Ve le leggo qualche frase giusto per farvi capire la profondità di questo personaggio. Comunque, senza stare a leggere, vi dico solo che io, a nome dell'associazione del circolo 12 dicembre, avevamo invitato in città per tenere una conferenza, che volevamo far dare la cittadinanza onoraria, volevamo far dare iniziative, ma lui ci disse praticamente e non è il momento, la tata famosa stava male, era in ospedale, e lui ha assistito la tata fino alla morte in ospedale tutti i giorni, 8-10 ore con la tata, e con tanti scocciatori. Lui diceva la gente è cinica, immagina tutti a propria rete, tanti scorciatori gli andavano là, gli dicevano mettici una donna, due donne, paga, potete più i soldi che. E lui mi diceva nella lettera, ma tu da abruzzese capisci che invece il valore umano di stare vicino alla tata, eccetera. Quindi io ho avuto la fortuna di avere anche una conoscenza, diciamo, da vicino un po' personale. Mia zia sarta era la sarta di famiglia, mio zio falegname era il falegname diciamo di famiglia, che tra l'altro fece gli armeni per la chiesetta che c'è a Colle Marino. I più anziani ricorderanno, a Colle Marino c'era una chiesetta, c'è ancora l'edificio, sta ancora abbandonato, sarebbe da riprendere il discorso, una cappella privata in cui si passava lì il lunedì di Pasqua, si faceva la scampagnata e poi si andava ancora in cima alla collina, e era una cappella privata e ci si intratteneva, c'era la messa, c'erano le attività, eccetera. E poi andrebbe ripreso questo discorso magari con una piccola serie di aspetti di centro studi di Caffè e così via. Mi fermo sui ricordi personali per dirvi che l'altro anno a Roma c'è stata una grandissima iniziativa all'Università di Roma per i 25 anni della scomparsa di Caffè. Iniziativa ai massimi livelli, ci sono state relazioni profonde sia di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, e sia di Mario Draghi, governatore della BCE, tutte e due allievi di Caffè. Poi c'è stato il tavolo rotondo con una serie di economisti e c'è stata alcune testimonianze, e hanno chiesto anche a me una testimonianza come, diciamo, allievo della sua città. Per brevità vi leggo poi solo quella paginetta che ho letto a Roma, e adesso stanno facendo gli atti e sarà bene divulgarli in città ed approfondirlo. E a quell'incontro c'è stato anche un messaggio di Mario Monti, presidente del Consiglio. Mario Monti è un borgognano, se non sbaglio, come te, tu Paolucci, mi sembra di essere borgognano. Quindi, diciamo, una cultura un pochino
vedo qualche testa che gira. Io ho fatto il militare con Mario Monti, quindi ho una simpatia particolare, un po' di amicizia, cioè ho avuto uno scambio di corrispondenza. Mi dispiace, diciamo, per questo finale di Mario, ma Mario ha teorizzato molto che lui è per l'economia sociale di mercato, non è un liberista puro di quelli che descrive il mercato e basta, cioè il tema andrebbe approfondito, quindi ci sono anche i borgognani un po' sinistri, non tutti sono dall'altra parte. E Mario in questo messaggio ha poche righe, ha proprio dato un elogio e un valetto straordinario. Cioè Federico Caffè con decenni di anticipo ha predetto degli avvenimenti, l'ammonimento verso gli eccessi di una finanza marcatamente speculativa, citava Antonio, poco trasparente e orientata ai guadagni di un breve periodo, l'attenzione costante rivolta all'occupazione, alle giovani generazioni, ai sistemi di protezione sociale per le fasce più deboli, eccetera. Quindi anticipare il futuro, il ruolo dell'economista, ecco Mario ha imparato molto bene, perché Caffè è stato simultaneamente studioso, attento e instancabile, quindi ai massimi livelli accademici e culturali d'Italia era in primissima fila, maestro di generazioni di allievi brillantissimi e destinati a cariche prestigiose, stato maestro. Lo diceva Antonio, lui volendo poteva scrivere decine di altri libri, però dice la mia produzione sono i miei allievi e ho voluto privilegiare loro piuttosto che produrre libri al di là della situazione. Intellettuale, indipendente, aperto al dialogo e al confronto con l'opinione pubblica, e il fatto dell'apertura al dialogo, la Feci diceva sempre, attenta alle ragioni degli altri, fate l'istruttoria dei problemi, abbiate il dubbio, veniva detto prima, riflettete, ripensate ancora, non al velleitarismo, non siate velleitari, cioè guardate pure i passi concreti, bisogna fare un la solitudine del riformista andrebbe proprio letta, perché è un manifesto straordinario, questa è una copia proprio del manifesto dell'82, è un capolavoro anche letterario. Il protagonista attivo della politica economica, Ruini, eccetera, è stato ricordato. Quindi Mario Monti che dice conservo un ricordo vivo, indelebile di Federico Caffè, eccetera, eccetera. Quindi si è guadagnato Caffè la stima di molte altre fonti culturali, accademiche, eccetera. Quindi stiamo parlando di un personaggio gigantesco, straordinario, quindi abbiamo veramente, facciamo un peccato enorme a proprio noi, concittadini di Mario, di Federico Caffè, concittadini di Vinicio, perché il termine abitale, familiare, che veniva chiamato Caffè, era Vinicio, e che purtroppo lui ha avuto un po' ragione, nessuno profeta in pace. Senza farlo troppo lungo, mi vedo solo questa paginetta in cui è sintetizzata un pochino la mia memoria, perché dirla a braccio mi pesa, un pochino mi sconvolge. Sono proprio contento per questa densa giornata di ricordo del nostro professore, straordinario maestro di economia e di vita, a cui anch'io devo un profondo grazie a vita. Ho avuto l'onore e il piacere di fare la tesi con lui. Titolo era Inflazione importate e politiche pubbliche. Conservo gelosamente le bozze con le sue correzioni. Non dimenticherò mai la ricchezza del rapporto con lui. Sapendo cosa succede oggi in genere nelle università, in lui, complicato avere una tesi, il professore non vedono mai, non ne parliamo, diciamo che siamo in un altro mondo. E l'ho visto da vicino, anche per rapporti familiari. Ho così potuto conoscere particolari proprio ammirevoli della sua inesauribile umanità. Caffè privilegiava gli studenti lavoratori da allora, parliamo dei primi anni 60. Lui andava lì, faceva lezioni per gli studenti lavoratori, esami anche la sera per gli studenti lavoratori. Stiamo parlando prima del 68, diciamo. E Caffè allora faceva il dialogo con gli studenti, nessun professore faceva. Giovedì pomeriggio, 3 ore dedicate a domande e risposte. Non si usava proprio, allora c'era il
cattedratico da venerare e va. Assistito di persone per mesi in ospedale, per mesi in Catania, che dicevamo lì. Ho lavorato io in Banca d'Italia e mi ha molto colpito il racconto del collega Guardati in merito alla costituzione in banca del sindacato CGL in Banca d'Italia nel 43. Lui all'inizio entrò in Banca d'Italia come dipendente. Vi partecipò Federico Caffè in rappresentanza del Partito del Lavoro. Era un piccolissimo partito alternato e Caffè era esponente del Partito del Lavoro. Tra l'altro poi è stato consulente per tanti anni, non solo di Ciampi ma anche di Carli e di altri, e Carli nelle sue memorie ha scritto che non c'era relazione, non c'era decisione, non c'era provvedimento significativo da cui posto lui la faceva vedere sempre a Caffè prima, cioè sapendo che Caffè era un altro punto di vista. Carli testimoniava che Caffè lo correggeva sempre in senso istituzionale, cioè non voleva le sbandature, cioè chi ha un ruolo di quel tipo, quale il governatore, non può essere quello che parla un po' così, ma deve essere rigoroso nell'impostazione, nel ragionamento, eccetera, eccetera. Lo correggeva in tal senso. Questo anche perché diceva il Caffè estremista, radicale, cioè no, Caffè era uno che aveva la testa sulle spalle, ma fino in fondo. La lezione del professor Caffè continua e deve continuare specie tra i giovani, a cui ha dedicato tutta la vita, una ricchissima miniera di valori, idee, testimonianze che hanno formato tante nostre coordinate culturali, economiche, sociali e politiche, spingendoci a volare fuori da ogni mediocrità. Beh, adesso è morto essere filosofo francese, ma lui ci ha detto riflettete, indignatevi, impegnatevi, fate come dire, contribuite alla civiltà possibile, quella era la sua definizione, stare attenti alle attese della povera gente come diceva la prima, e dobbiamo costruire una civiltà possibile senza i proclami, i velleitarismi, un proclamo, bisogna fuori uscire dal tuo sistema, se no ogni cosa non serve a niente, non risolve il problema, no. Io sono contento che la mia gente di Pescara, le donne di Pescara, prima andavano scalze, adesso andavano le ciabatte, quindi notava i passaggi di progressi che notava la gente qua. Aspetti etico-valoriali, premessa fondamentale dell'economia, quindi dalla base dell'economia c'è l'etica e i valori. Attenzione ai costi umani delle scelte economiche. Istituzioni economiche subordinate a quelle della società civile, pieno impiego come punto dal quale non si torna più indietro, attese della povera gente, non neutralità dell'economia, Stato sociale come conquista irrinunciabile, non lo strapotere dei tecnici senza responsabilità, diceva Cappellaro, no al velleitarismo, no all'assuefazione all'arbitrio, no all'assuefazione all'arbitrio, cioè non dobbiamo sopportare gli arbitri ma reagire, impegnarsi in tassi da fare. I fallimenti del mercato è stato loro, c'è una letteratura su questo enorme. Disoccupazione come peggiore di male, attenzione alle ragioni degli altri, ricetta della prosperità nella fortissima riduzione delle armi. Qui ha fatto un bellissimo articolo contro la guerra e contro il proliferare delle armi e le spese per le armi. La solitudine del riformista che preferisce poco a tutto il realizzabile ad utopico, il gradualismo delle trasformazioni, ma una sempre rinviata trasformazione radicale del sistema, eccetera, eccetera. Ci ha dato una grande missione e ci ha trasmesso impegno e speranza. Io tremo a definirmi allievo di Caffè, essendo una profonda responsabilità culturale, morale e di impegno coerente. Non siamo eredi di teoremi, dogmi, ricette prefabbricate, cioè non ci ha fatto con lo stampino tutti uguali, c'è una varietà di allievi di Caffè. Né abbiamo la divisa di ex allievi con lo stampino. Abbiamo però un DNA comune, uno straordinario paniere, colmo di valori, passioni e beni comuni. Abbiamo quindi il dovere di una memoria forte ed alta,
adeguata all'eccezionale statura culturale e accademica del nostro maestro, senza tentazioni di caffè lungo o formeggio, ammollare un po' il messaggio, magari a motivo di malintesi sempre istituzionali. Spero proprio di ascoltare oggi pomeriggio Draghi e Visco, da Draghi e Visco un ottimo caffè, perché c'era il timore che Draghi e Visco, avendo per loro là, fossero un pochino rammolliti, tra virgolette, rispetto ai messaggi iniziali. Ma devo dire che, a parte qualche contestazione che ci fu sulla piazza, specie Draghi è stato abbastanza efficace, e anche come sta operando mi sembra che ci siano buoni elementi del maestro Caffè. Abbiamo il dovere di una memoria fertile, di approfondimento, sviluppo e divulgazione, cioè non è un pensiero fisso che sta là, c'è una continuazione, dobbiamo tentare di continuare il discorso partendo da quelle premesse. Quindi questo è il dovere della vera memoria, quindi divulgazione di tutta la forza delle idee e della testimonianza del nostro maestro, da non far affannare con la tenerezza per la scomparsa. Ecco, molti c'è, povero Caffè, povero Federico, insomma, no, per piacere, Federico è un grande, un forte, un duro, un battagliere, ha fatto una vita forte, quindi non il capitolo della scomparsa è un capitolo a parte, delicato, complesso, e lasciamo stare. Caffè è vivo nelle sue idee, nella sua testimonianza, e lasciamo stare che perso. In questo quadro riferisco, quindi stava a Roma, riferisco un po' in particolare sul rapporto tra il professore e la sua città natale Pescara. Nessuno è profeta in patria, l'ho ampiamente sperimentato, lì avranno le mie ossa, come è stato ricordato. Tra l'altro Nadia Tarantini e Pescara ci sarebbe bene prima o poi sentire di persona. Pur con tante carenze, in effetti c'è una memoria che cresce. Già, mi è stata dedicata una via, a Pescara purtroppo siamo carenti, mi è stata dedicata una piccola strada ai confini di San Camilla e non è stato proprio il massimo. Dedicata una via, la locale università è stata la Romagna, ma non ha ancora fatto incontri o corsi, eccetera, abbiamo detto. Varie conferenze e convegni, presentazione di libro, qua abbiamo presentato il libro di Armando Rea, il film di Rossi è stato richiamato prima, l'opera teatrale di Emilia Risola, la Fondazione Pescara Abruzzo ha istituito borse di studio, poi revocate, gli spiegabilmente. Particolare impegno di memoria è concentrato nell'Istituto Commerciale Tito Acerbo e ve ne ha parlato la preside, ricordando che c'è stato anche il gemellaggio con la scuola di ragioneria di Roma, la Villa Panfili. Abbiamo fatto il convegno, quindi ho riferito un pochino sulle attività locali, eccetera. Concludendo ho detto, speriamo di recuperare il resto. Complessivamente, ho detto, manca purtroppo in città la piena e forte consapevolezza della ricchezza di questo figlio della nostra terra e manca la programmazione, gestione unitaria e rete della memoria. Questo insisto, l'ho detto prima, e tra l'altro allora la squadra di calcio del Pescara è ora entrata in Serie A, ma la città non ancora. Adesso pure la squadra è tornata in B, quindi stiamo bene. Speriamo di recuperare presto. C'è tanto il bisogno di caffè oggi, specie tra i giovani, spesso privi di occhiali e gusto, questo è importante. Questa confusione culturale di messaggi, slogan, populismi, la gente è disorientata, quindi c'è bisogno degli occhiali, della bussola, di caffè per capire e interpretare la realtà in un contesto di carestia di veri grandi maestri e testimoni come il nostro. Nella tomba di famiglia, cimitero di Pescara, codice è scritto: ricordati al Signore in modo particolare di questo tuo figlio Federico, di cui tu solo hai conosciuto la fede e la dedizione. Associamoci a tale preghiera, facciamo tutta la nostra parte per far riprendere questa indistruttibile luce che tanto ci ha illuminato ed abbagliato. Grazie di cuore, Vinicio, e scusaci per le nostre incoerenze e inadeguatezze. Io vi invito a non andare via prima dell'ultimo intervento.
intervento, che è quello di Giovanni Cordova, che è un intervento a cui tengo in maniera particolare, perché oltre ad essere un amico, una persona che con ogni frase si può dire che fa un autopass di autostrada di riflessione, a me piace moltissimo. Quindi pazientatelo un pochino, ascoltatelo, perché veramente ne vale la pena. Quando dicevi un alto tasso, ho temuto che dicessi un alto tasso alcolico. Beh, Antonio, io intendo ringraziarti per questo invito, onorando lo spirito di questo incontro, con una, non una polemica, ma una piccola diversità di opinione. Siccome io non credo che, e non mi piace, che ci sia una rievocazione che sappia di inchino alla icona, che sappia di celebrazione. E siccome penso che sia giusto fare proprio quello che Caffè diceva dopo la morte di Tarantelli, allora io parto dal volantino della sua stanza, sulla quale, come sappiamo, lui lasciò gli occhiali, i documenti personali, l'orologio, e mi sono figurato che lasciasse anche qualche appunto per il futuro. L'orologio sicuramente era "vi lascio il tempo", i documenti personali, "vi lascio ciò che io sono". Gli occhiali, e qui mi sento, gli occhiali lui ha lasciati con l'ultimo gesto di un uomo sconfitto: "vi lascio gli occhiali perché non mi servono a nulla, non mi servono più a nulla". Mi piace pensare che li abbia lasciati immaginando che quegli occhiali potevano essere presi, potevano servire ad altri per interpretare il mondo, e non tanto per leggere il passato, quanto per interpretare il mondo futuro e la sua attualità. È talmente importante che mentre ieri così pensavo a qualche riflessione da fare qui in questa sala, mi è capitato di assistere, credo che molti l'abbiamo fatto, al servizio pubblico, e ho ascoltato Gino Strada. E Gino Strada ieri diceva: "il discrimine è l'indifferenza rispetto alle sofferenze umane". Da lì dobbiamo partire. Se non partiamo da lì, la solitudine del professor Caffè segue persino la sua opera, non solo la sua persona. E in quell'articolo sul Manifesto, che è stato ricordato e ampiamente descritto, il professor Caffè parla della sua solitudine, in fondo rispetto a coloro che ritengono che solo un cambiamento radicale e totale del sistema possa portare a nuove forme di convivenza sociale, ma anche della sua solitudine nei confronti di coloro che ritengono che il sistema non può essere cambiato, perché non deve essere cambiato, perché c'è un meccanismo autoregolativo del mercato. E lui parla di retoricume neoliberista. Ma forse, io mi permetto di dire queste cose con una certa spregiudicatezza, perché non sono un po' cognato, quindi posso anche dire qualche sciocchezza in libertà. Ma soprattutto, questo penso, la sua solitudine è probabilmente nei confronti di tutti coloro che, come lui, si dichiaravano riformisti, ma che non erano riformisti. I riformisti imparati, di facciata, perché sanno mettere bene in fila le parole, che le trasformano tutte belle agghindate in eserciti, e si fanno pure seguire, ma che poi si nascondono dietro le emergenze, le contingenze, le congiunture,
in modo tale che manca l'oggetto, il cuore stesso per il riformista, cioè il riformista. E quel bivio è stato individuato in maniera straordinaria dal professor Caffè. Diceva all'inizio degli anni 70: mi sdegno all'idea che un'intera generazione di giovani debba considerare essere nata in anni sbagliati e debba subire come fatto ineluttabile il suo stato di precarietà occupazionale. Qui parliamo di quasi 40, di 40 anni fa. Oppure l'incapacità di provvedere ad una occupazione piena e la distribuzione arbitraria e iniqua della ricchezza e dei redditi sono i difetti più evidenti della società nella quale viviamo. Guardate la qualità, ma non è il panorama di oggi che noi dobbiamo guardare con quegli occhiali, e non è questa attenzione formidabile allo stato sociale e questo dolore per lo stato sociale a cui ogni giorno cade un pezzo che ci deve spingere, e ci deve spingere nella dimensione antica e nuova di partire dagli ultimi e di non pensare che siano i primi a ridistribuire una qualche forma di loro ricchezza. E questo da un punto di vista economico, etico e morale. 2 anni fa ho visto un servizio alla televisione con dei giovanotti che avevano 20 anni e che stavano in un locale famoso della Sardegna, e uno di loro faceva 20 anni. Ebbene, festeggiavano i 20 anni buttandosi addosso, il locale famoso con Facimon si chiamava Il Milionario, si buttavano addosso dello champagne francese da 500 euro a bottiglia, si facevano i gavettoni con lo champagne e hanno speso delle cifre enormi, e poi si vantavano davanti alle telecamere dicendo: sapessi quante ne abbiamo buttate addosso l'una all'altra a St. Moritz a Capodanno. Allora mi chiedo: ma che diritto hanno? Questi qua hanno intervistato una specie di maîtresse à penser, sbagliato naturalmente la dizione, ma non sono molto poliglotta, tale Marta Marzotto, la quale diceva che questi facevano bene e che questi aumentavano il PIL, perché se la misura di tutte le cose è il PIL, allora facevano benissimo. E che cosa aumenta di più il PIL di una guerra? Che cosa aumenta di più il PIL di un terremoto? E non stava pensando forse specificamente al PIL e alla sua parte di PIL, quello che viveva di notte perché c'era stato il terremoto all'Aquila? Non stava pensando, non è stato interpretato bene, lui stava pensando al PIL. E quando c'è un rimorso, il PIL aumenta. E allora l'attualità è grande. Quando dice l'incapacità di provvedere, questo è un altro di quei foglietti che mi immagino di aver trovato, sono cose che ha scritto lui, ad un'occupazione piena, la distribuzione arbitraria e libera della ricchezza dei redditi sono i difetti più evidenti della società in cui viviamo. E così come mi piace leggere, prima di passare la parte avversa, perché se noi immaginiamo che Federico Caffè, oppure la scuola che Federico Caffè ha cercato alla quale ha aderito sostanzialmente, non sia stata seguita soltanto per una distrazione delle società, soltanto perché insomma c'è stato qualche difetto di distribuzione di questo suo pensiero, è sbagliato.
ma sbagliamo fortemente. E noi dobbiamo ritornare a quel famoso libro dedicato alla Ginostrada per capire fino in fondo dove sbagliamo. E allora mi piace, proprio brevissimo, Tony Giunto, Guasto e il mondo, ha scritto un libro, Guasto e il mondo. Maestro Zoe, questa frase ci riecheggia qualche cosa. Dice, c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel nostro modo di vivere oggi. Per 30 anni abbiamo trasformato in virtù il perseguimento dell'interesse materiale e personale, anzi, ormai questo è l'unico scopo collettivo che ancora ci rimane. Sentite quanto è bella questa frase. Sappiamo quanto costano le cose, ma non quanto vale. Non ci chiediamo più di una sentenza o di una legge se sia buona, se sia equa, se sia giusta, se sia corretta, se contribuirà a migliorare la società o il mondo. Erano queste un tempo le domande politiche per eccellenza. Anche se non è mai stato facile dare una risposta, dobbiamo imparare di nuovo a farci queste domande. Abbiamo visto come lo spettro del terrorismo, Jude scrive, intorno al 2008, sia sufficiente a seminare lo scompiglio in democrazie stabili. I cambiamenti climatici avranno conseguenze ancora più drammatiche, le persone saranno costrette a far ricorso alle risorse dello Stato, si rivolgeranno ai loro rappresentanti politici per chiedere protezione e le società aperte torneranno a ripiegarsi su se stesse, sacrificando la libertà in nome della sicurezza. Guardate attraverso le lenti di queste parole quanto è attuale il messaggio di Perfetto. Ma dall'altra parte della barricata, chi c'è? E a che cosa noi possiamo attribuire una colpa non piccola, della crisi attuale del mondo? C'è una teoria economica, diventata poi prassi politica, che ha trovato in Milton Friedman e in Chicago Boys la sua massima espressione. In questo libro, La tirannia dello status quo, Milton Friedman, peraltro diventato addirittura premio Nobel dell'economia, riprende tutti i temi più classici di quello che anch'io definisco il retoricum neoliberista. E dice Milton Friedman, smantellare il vecchio castello di regole che vince